L'anteprima del nostro telegiornale, ben ritrovati. Alcune delle notizie di cui ci occuperemo nella nostra edizione odierna: di antiterrorismo si parlerà al vertice dei ministri dell'interno del G7 in programma ad Ischia, lo ha annunciato il ministro dell'interno Marco Minniti. Terremoto, i sindaci di Casamicciola e Lacquameno hanno emesso nuove ordinanze per l'accesso alla zona rossa. Ascolteremo il commento del sindaco di Lacquameno Giacomo Pascale. È stato confermato dal Tribunale il licenziamento del dipendente dell'EAV che aveva approfittato dei benefici della legge 104. Andremo poi a Procida con l'ex sindaco Luigi Muro che commenta l'attività dell'attuale amministrazione comunale. E poi parleremo di medicina, sul diabete, ascolteremo i consigli del dottor Carmine Barile. Di questo e di altro ancora ci occuperemo come sempre tra poco dopo la pubblicità. Sull'isola di Ischia a Forio, centro diagnostico Ecorad del dottor Renato Regine. Il centro Ecorad dispone di una risonanza magnetica aperta dagli altissimi standard tecnologici. Analisi cliniche approfondite per encefalo, colonna vertebrale, addome inferiore e strutture osteoarticolari. La risonanza magnetica aperta è ben tollerata dai pazienti claustrofobici. Il centro diagnostico Ecorad effettua esami di radiologia digitale, ecografia, ecocolor Doppler, TAC multistrato, denta scan, MOC, ozonoterapia per ernia del disco. Diagnosi per la prevenzione della neoplasia mammaria con mammografia digitale, ecografia ed elastometria mammaria. Ricorda, la prevenzione è la terapia più efficace. Ecorad è in Rione Genala 16 a Forio. Telefono 081 99 71 82. Ecorad, tecnologia all'avanguardia per la tua salute. Vorrei un grande supermercato dove risparmiare è facile, senza rinunciare alla qualità. Ce l'ho! Dove avere un bel reparto macelleria e trovare il pesce sempre fresco e anche la gastronomia con piatti caldi da portare direttamente a casa. Mm-hmm, certo! E sempre aperto tutti i giorni. Naturalmente! Da lunedì al sabato dalle 8 alle 21 e la domenica fino alle 13.30. Finalmente a Ischia il supermercato che non c'era. Adesso c'è! Se bon, selezione bontà, tutti i giorni. La ditta La Raspata porta nel tuo locale le brioche alla Magna per una colazione di qualità e tante grandi offerte. Cogli la nostra promozione speciale. Con l'acquisto di 3 cartoni di prodotti alla Magna riceverai in omaggio un cartone a scelta tra croissant plus crema o croissant plus albicocca. Promozione valida fino a disponibilità dell'omaggio. La colazione di qualità e le grandi offerte sono firmate La Raspata. La Raspata, gli specialisti del buono, sempre al tuo fianco. ABC Cartoleria, grandi offerte scolastiche su zaini, tracolle, trolley, 7 ed Invicta. ABC, prezzi eccezionali su kit di cancelleria generica. ABC, scopri il nuovo reparto outlet con zaini e tracolle con prezzi da 10 a 25 euro. Vienici a trovare, siamo in via Iasolino, a Ischia Porto. ABC Cartoleria, la scuola da noi, costa meno. Trattati da re. Ora puoi. Il Jolly Re Ferdinando apre la spa a tutti gli isolani. Perché accontentarsi di meno? Relax, benessere e bellezza. La cura del corpo, oltre ogni aspettativa. Una spa dedicata a te di ben 2000 metri quadrati a prezzi eccezionali. Jolly Re Ferdinando Spa. Trattati da re. Mille Molliche, artigiani del gusto. Mille Molliche, dove la passione per la cucina incontra l'esperienza dei maestri delle arti bianche. Il risultato? Pietanze dal gusto inconfondibile e prodotti assolutamente genuini. Da noi tutti gli ingredienti sono sapientemente selezionati. Per il processo di lievitazione usiamo il criscito, la magica pasta madre che rende i nostri prodotti da forno molto digeribili e particolarmente buoni. Da Mille Molliche trovi pane, pane speciale, pizze, cornetti, dolci, ma anche primi, secondi, contorni e sfizioserie da asporto. L'arte del mangiar bene. Mille Molliche, artigiani del gusto. Ciao Ale, e come va il tuo commercio online? Caro Luca, una delusione. Poche vendite. Ma non conosci SincroPiù? SincroPiù? Sì, SincroPiù, gestionale che assicura il tuo sito ben 387 vendite al secondo. 387 vendite al secondo! Con SincroPiù il tuo sito vende di più. Vai subito su www.sincropiu.it.
Il metano è sbarcato a Procida. Fallo entrare in casa tua. Non aspettare. Abbatti subito i tuoi costi con risparmi davvero impensabili. La ditta Ambrosino, di origine procidana, è azienda leader nel settore sull'isola d'Ischia. Scegli il nostro marchio Amico Metano e avrai un impianto chiave in mano tutto compreso. Ti garantiamo una progettazione seria e gratuita. Ti offriamo un'assistenza diretta. Potrai rateizzare i costi dell'impianto ed avere una detrazione fiscale fino al 65%. Telefona al numero verde 800 98 42 26. Il metano è sbarcato a Procida. Scegli un amico per portarlo a casa tua. Scegli Amico Metano del gruppo Ambrosino. Basta aspettarla da Napoli. La vera mozzarella di bufala adesso la produciamo a Ischia. Core e Latte, a Barano, in via Vincenzo Di Meglio, il primo caseificio isolano. Mozzarella, ricotta, yogurt, formaggi, tutte le prelibatezze del latte con la qualità che sposa la freschezza. Da Core e Latte sapete cosa mangiate. La mozzarella la facciamo davanti a voi. Vi aspettiamo per un viaggio nel gusto. L'antiterrorismo in Europa, oggetto del G7 ad Ischia. Il ministro Minniti, annunciando l'evento in programma per i prossimi 19 e 20 ottobre, ha ricordato il rapporto delle democrazie con i grandi provider. Bisogna fare passi avanti. Terremoto, nuove ordinanze per l'accesso alla zona rossa. Giacomo Pascale, provvedimento necessario dal momento che i vigili del fuoco hanno sospeso la loro presenza al presidio. Ma abbiamo notiziato il prefetto. Per gli sfollati arriva oggi una donazione di 5.781 euro dalle pizzerie giapponesi. Ischia, furbetto della 104, licenziato dipendente EAB. Il Tribunale del Lavoro sentenzia il licenziamento definitivo di un autista che aveva abusato dei benefici della legge 104. L'amministrazione Ambrosino non guarda al futuro, lo ha dichiarato l'ex sindaco di Procida Luigi Muro, che aggiunge: si concentrano troppo sul passato. Diabete, la malattia del secolo, come riconoscerla e prevenirla? È la malattia più diffusa della nostra società, legata ad uno stile di vita non corretto, ma anche a familiarità. I consigli del dottor Carmine Barile. Benvenuti al consueto appuntamento con l'informazione di Teleischia. Le priorità dell'antiterrorismo europeo saranno al centro della riunione dei ministri dell'interno del G7 in programma ad Ischia il 19 e 20 ottobre prossimi. Annunciando l'evento, il ministro Minniti ha ricordato il rapporto delle democrazie con i grandi provider. Su questo fronte, ha precisato il ministro, bisogna fare passi avanti. Sentiamo. Due ultime considerazioni. La prima è questa. Se il web ha quel ruolo di cui ho parlato prima, è chiaro che noi abbiamo di fronte un gigantesco tema, e cioè qual è il rapporto tra le democrazie e i grandi provider del web. Questo è stato al centro del G7 di Taormina dei capi di Stato e di Governo, questo sarà al centro del G7 dei ministri dell'Interno che si farà il 20 di ottobre ad Ischia. Noi dobbiamo necessariamente fare dei passi avanti. E questi passi avanti lo si possono fare soltanto attraverso una grande cooperazione. Io sarei un po' più impegnato a dire attraverso una grande alleanza tra le grandi democrazie del mondo e i grandi provider. I sindaci di Casamicciola e Lacquameno hanno emanato le nuove ordinanze che disciplinano l'attraversamento della zona rossa, in considerazione del fatto che in data odierna i vigili del fuoco hanno sospeso la loro presenza al presidio della zona rossa. Castagna e Pascale, con le ordinanze numero 104 per Casamicciola e la numero 36 per Lacquameno, hanno autorizzato il transito veicolare e pedonale all'interno della zona rossa a cittadini residenti, domiciliati, titolari di attività produttive e fondi agricoli a proprio rischio e pericolo. Un provvedimento necessario, ha sottolineato il primo cittadino di Lacquameno, visto che i vigili del fuoco hanno lasciato il presidio. Ci siamo assunti una responsabilità, ma abbiamo interessato il prefetto affinché la situazione si risolva in brevissimo tempo. Sentiamo Pascale.
Nuova ordinanza di accesso alla zona rossa di Casamicciola e Lacco Ameno che è stata emessa dai sindaci Pascale e Castagna. Sindaco Pascale, allora di che cosa stiamo parlando? Niente, stiamo parlando che ci siamo dovuti assumere una responsabilità nel regolamentare il passaggio dei cittadini di Lacco Ameno e Casamicciola attraverso le rispettive zone rosse, perché da stasera, da oggi, da stanotte non abbiamo più il presidio dei vigili del fuoco all'ingresso delle zone rosse. Questo era già successo una decina di giorni fa, dove il presidio era stato garantito fino alle 20, quindi dalle 20 all'indomani mattina io e Castagna ci eravamo assunti, diciamo, la responsabilità di far tornare a casa i cittadini, anche perché molti cittadini di Casamicciola, per accedere nella loro zona verde, devono necessariamente attraversare la nostra zona rossa di Piazza Fango. E quindi niente, abbiamo prodotto questa ordinanza e poi abbiamo interessato chi di dovere, perché è una situazione che comunque deve essere affrontata e risolta in brevissimo tempo. Grazie a questo provvedimento che cosa succede adesso? Niente, succede che abbiamo già allertato il prefetto, abbiamo già chiamato il commissario Grimaldi, ci siamo già sentiti con Roma, noi abbiamo la necessità che i vigili del fuoco tornano ad esercitare il proprio lavoro, anche perché i nostri concittadini ci chiedono tutti i giorni di poter tornare nelle loro abitazioni e prelevare le proprie masserizie, medicinali, mobili o laddove è necessario sloggiare l'immobile, e tutto questo non è possibile autorizzarlo se non accompagnati dai vigili del fuoco. Quindi per noi questo è un grave problema e questa istanza di cittadini le abbiamo recepite in modo forte, le abbiamo rappresentate a chi di dovere e continueremo a farlo già a partire da domani mattina. E con questa ordinanza possono andare a casa? No, con questa ordinanza possono solo transitare con autoveicoli e a piedi all'interno della zona rossa, ma non possono entrare in casa, soprattutto in quelle case che sono a rischio crollo e che comunque non sono messe ancora in sicurezza. Ne va della sicurezza dei nostri cittadini, ma ne va soprattutto del funzionamento classico di una zona rossa. In questo caso non lo possiamo più garantire, perché pare che siano finite le risorse o ci siano problemi di trovare nuove risorse per poter mantenere in piedi questo servizio. Noi riteniamo che questo servizio sia indispensabile, pretendiamo che venga svolto e faremo tutto quanto in nostro potere per poterlo di nuovo ripristinare. Una serata di beneficenza per le popolazioni colpite dal sisma del 21 agosto scorso. Domani sera, giovedì, il ristorante pizzeria Gaetano ad Ischia ha organizzato una pizza spettacolo con l'esibizione di un gruppo di danza del ventre. L'incasso della serata sarà devoluto all'associazione Risorgeremo Nuovamente. Intanto oggi pomeriggio è stata consegnata presso il ristorante Gaetano al sindaco di Lacco Ameno e al rappresentante del comitato dei cittadini la somma di 5.781 euro raccolta dalle pizzerie giapponesi per i terremotati isolani. Vediamo. È un evento sfortunato per tutti, perché Ischia non merita questi dolori, e anche se è successo a Casamicciola, a Lacco Ameno, ma è tutta l'isola di Ischia che è stata colpita in questo dolore. E io, come persona di mondo, ritengo opportuno però di dare un sorriso a un bambino, a una signora, a qualcuno che ha bisogno veramente, per questi giorni che arriveranno, tristi, belli e per no, di Natale, dargli un sorriso. Domani sera abbiamo organizzato questa serata tra amici, tra persone coscienziose, di fare una beneficenza per Casamicciola, tutto per loro. E Gaetano Fazio è notoriamente amico del Giappone, troviamo tanto Giappone anche in questo ristorante ischitano, abbiamo l'amica Yayoi che ci dice che cosa è stato raccolto in Giappone per gli amici terremotati. Sì, 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 siamo anche sì, per l'accordo di fondo per terremotati da giapponese, ma anche associazione per la pizza napoletana, questo è di questo, tutti i gruppi di questo, anche loro hanno aiutato per fare la corti e poi è mandato qua per Gaetano questo soldi tutto. Sì. Sono circa 5.700 euro che tra poco, ecco, consegneremo idealmente ad un rappresentante delle amministrazioni interessate, il sindaco di Lacco Ameno Giacomo Pascale. Prego Fazio, possiamo consegnare quindi con tutti i nomi delle pizzerie giapponesi che hanno donato? Tutto l'elenco delle pizzerie che hanno aderito a questa iniziativa e hanno mandato yen, noi l'abbiamo convertito in euro e per questa somma che consegniamo al sindaco di Lacco Ameno per le persone terremotate.
Giacomo Pascale, insomma è un'occasione in più per parlare di questo evento, ma c'è tanta, tanta solidarietà che viene fuori sull'Isola d'Ischia, grazie a Dio. Eh beh, questa è solidarietà concreta, no? È quella che i concittadini nostri di Lacquameno, di Casamicciola e di Forio si aspettano, non chiacchiere ma solidarietà concreta. Io approfitto per ringraziare a nome mio, ma anche a nome del mio collega Giovan Battista Castagna di Casamicciola Terme, il signor Gaetano, perché vedo qui nell'elenco c'è anche la pizzeria Gaetano in Giappone. Ringrazio l'associazione nella persona di Yaoi che hanno fatto un lavoro enorme, ci sono contributi versati in yen, poi chiaramente l'importo, come dicevate prima, complessivo è 5.781,30 euro che vanno alle persone che veramente hanno bisogno. Dopo i furbetti del cartellino, i furbetti della 104. A scoprire i dipendenti infedeli sono stati i detective assoldati dalla EAV, l'azienda regionale di trasporto pubblico in Campania, che dopo aver sospeso 3 dipendenti ha incassato la sentenza definitiva di licenziamento per uno di loro che aveva presentato ricorso. La sentenza è stata emessa dalla sezione Lavoro e Previdenza del Tribunale di Napoli. Gli investigatori, come emerge dalla sentenza, avevano pedinato nel dicembre 2016 PB, autista di bus ad Ischia, che aveva richiesto un giorno di permesso previsto dalla legge 104 del 92 per accudire la propria madre portatrice di handicap. Nel rapporto gli investigatori hanno riportato che l'autista non si era mai recato presso l'abitazione della madre per svolgere l'attività di assistenza per cui era stato richiesto ed ottenuto il permesso. Il Tribunale conferma il licenziamento operato da EAV un anno fa per abuso della legge 104, ha commentato Umberto De Gregorio, presidente della società. Un rigore necessario per tutelare la stragrande maggioranza dei lavoratori che lavorano con impegno e lealtà e di cittadini onesti. Dopo la sospensione disposta dall'azienda lo scorso aprile per i 3 autisti oggetto delle indagini dei detective, si sono ridotte notevolmente da parte dei dipendenti EAV le richieste di accedere alla legge 104. Ci spostiamo a Procida, dove l'ex sindaco Luigi Muro traccia un bilancio sull'attuale amministrazione dell'isola guidata dal sindaco Dino Ambrosino. Mi aspettavo, dice Muro, che la nuova amministrazione si impegnasse a programmare il futuro anziché guardare ancora troppo al passato. Muro apre comunque uno spiraglio. Auguro a Procida, dice, che l'amministrazione faccia tante grandi cose negli anni a venire. Sentiamo. Non avevo aspettative rispetto a questa amministrazione, perché non conoscevo bene, io non ho partecipato all'ultima compagine, all'ultima elezione direttamente, ovviamente avevo le mie idee, appoggiavo la lista che ha perso, questo non mi nascondo, ma non ho partecipato direttamente. Ho avuto una situazione simile nel 96, quando fui un sindaco di rottura, nel senso che fui un sindaco che non riusciva neanche forse ad apparare la lista prima delle elezioni, nessuno mi dava per vincente, come invece al contrario questa volta era. Quindi mi aspettavo che una nuova amministrazione, al di là del livore elettorale che dopo 3 o 4 mesi scema, si impegnasse molto di più nel futuro, più che a guardare il passato. Invece il primo atto che hanno fatto è stato quello di togliere la fotografia dell'inaugurazione del comune dalla sala consiliare, poi l'hanno rimessa un po' nascosta lì. Quindi questo mi aspettavo, una maggiore proiezione verso il futuro, invece no. Dopodiché abbiamo ancora 3 anni, quindi auguro a Procida che l'amministrazione faccia tante grandi cose, quindi su questo come cittadino sono attento e speranzoso. E parliamo di sanità a Procida. Questa mattina abbiamo appreso che presso la struttura ospedaliera di Procida è in corso la riorganizzazione dell'ambulatorio di chirurgia che dovrebbe partire dal prossimo mese di novembre ogni primo e terzo venerdì del mese. Lo comunica il capogruppo di Per Procida, Menico Scala. La cosa ci lascia basiti e sdegnati, in quanto dimostra ancora una volta come la struttura ospedaliera di Procida si allontana dal rispettare quei parametri minimi di decente assistenza sanitaria. Tutto nella pratica, dice Scala, avalla sempre di più l'intenzione dell'ASL di depotenziare la struttura procidana. In tutto questo, cosa fa l'amministrazione comunale? Tra le malattie più diffuse della nostra società c'è sicuramente il diabete. Si tratta di una disfunzione metabolica spesso legata ad uno stile di vita non corretto, ma anche a familiarità. Oggi il diabete è una malattia che si tiene bene sotto controllo con i farmaci e la dieta, ma è importante una diagnosi precoce. Ascoltiamo il dottor Carmine Barina.
Il diabete fortunatamente si cura ed è una malattia che può insorgere nel giovane, in modo particolare il diabete di tipo 1 e il diabete di tipo 2 dell'anziano o del buon mangiatore. Sono una malattia che è altamente invalidante. La prevenzione è fondamentale, perché dicevamo si cura. Come si fa a scoprire che una persona è diabetica? Innanzitutto già lo si sa in famiglia, perché è una malattia sicuramente familiare, su base familiare, non ereditaria così come le malattie ereditarie normalmente, ma sicuramente se una persona ha nel proprio gentilizio, cioè nella propria familiarità, padre e madre o nonni diabetici, sicuramente avrà un'alta probabilità, il 50%, che dopo i 40 anni si espliciterà la malattia. Donne che fanno bambini molto grossi ed acquisiscono molti chili in gravidanza, sicuramente saranno delle persone che avranno il diabete negli anni successivi. Ci sono delle prove molto semplici, una prova da carico del glucosio per vedere se una persona sarà diabetica, e tutto questo lo si fa attraverso degli esami poco costosi che nei laboratori comuni, l'insulinemia, la glicemia e così via. Quali possono essere i segnali? Una persona che da bello e buono comincia a bere come un dannato, fame, sete e fa la pipì una continuazione, facilmente ha una glicemia sballata. Si può sballare anche temporaneamente, dicevamo in gravidanza, più facilmente dopo uno stress infettivo o dopo l'utilizzo di alcuni farmaci come il cortisone. Abbiamo questo picco glicemico. Altra cosa che può venire, per esempio, la candida in bocca o sugli organi genitali, quindi la candidosi continua, malattie infettive continue. Tutto questo può essere un sintomo di un diabete ancora misconosciuto o perlomeno sottodiagnosticato. È una malattia che oggi si diagnostica e abbiamo infatti il 10%, 12% addirittura, si è visto facendo uno screening molto ad ampio raggio nella popolazione generale, quindi con un costo elevatissimo, dicevamo, sia perché se non curato bene il diabete ti determina le malattie cardiovascolari, ti determina l'infarto, l'ictus, ti determina l'amputazione degli arti. Prevenzione anche nel diabete sono la dieta, ridurre il carico di glicidi che ci vogliono, perché il glucosio nella forma di zucchero, di pasta, va ingerito, ma va ingerito con una certa modalità. E cercare di aumentare la nostra attività fisica. Siamo diventati dei sedentari, campiamo di più, ma ci scassiamo di più perché siamo sempre seduti. E poi nei bambini, lanciare il discorso sui bambini, il cibo spazzatura. Oggi il vero problema è che ci lasciamo prendere la mano da quelle che sono le proposte nei supermercati. Venerdì prossimo si inizierà la settimana di animazione diocesana che terminerà il 13 ottobre con la consacrazione dell'isola di Ischia al cuore immacolato di Maria. Venerdì alle 18.15 al piazzale aragonese di Ischiaponte arriverà la statua della Madonna di Fatima. Dopo l'accoglienza la statua sarà portata in processione presso la chiesa cattedrale dove sarà celebrata la Santa Messa. Sabato poi la statua sarà trasferita a Forio presso la Basilica di Santa Maria di Loreto. Parliamo di traffico ad Ischia, il divieto di transito della Quercia andrebbe rivisto. Così come è strutturato non serve infatti a far defluire il traffico, ma crea solo ingorghi in via Michele Mazzella e sulla superstrada. È il pensiero di Lello Sgambati, che è vicepresidente di Confesercenti dell'isola di Ischia. Ascoltiamo. Dispositivi antitraffico nel comune di Ischia, la chiusura dell'olmo, o meglio conosciuto come Quercia, soprattutto per quanto riguarda, diciamo, la chiusura abbastanza lunga dell'orario in cui si può passare dalla Quercia, desta un po' di polemiche. In questa considerazione del momento in cui manca un'area dove magari si può anche, parliamo sempre, torniamo al discorso del parcheggio, dove si è venuta a creare una situazione abnorme, anche perché le scuole dovranno fare i doppi turni, anzi già stanno facendo i doppi turni, per cui diventa una situazione molto caotica che il traffico si vada a concentrare tutto in un posto. Io ritorno al discorso di prima, che magari se si sedeva a tavolino e si studiavano una serie di cose, magari si poteva tranquillamente diciamo rimediare con qualche correttivo, non chiudendo del tutto la strada o renderla a senso unico
almeno in delle fasce orarie, oppure rimanere senso unico tutta la giornata con la possibilità di fermare sulla strada, ma non con il pagamento, con la striscia bianca a orario, in modo che il vigile controllava e la zona veniva fruita anche di chi doveva portare i figli a scuola, chi arriva la mattina, chi arriva il pomeriggio. Penso che in questo momento qualche correttivo c'è ancora modo di farlo, perché se andiamo avanti con l'inverno che ci sarà addosso, che tutti quanti ancora prendono il motorino e prossimamente prenderemo le macchine, sarà un inverno il buco, cioè il tappo che si verrà a formare sulla zona alta del paese. Io sono contro il traffico, ma per togliere le macchine private di mezzo c'è bisogno di fare dei piani traffici come si devono, pullman che funzionino, che quest'anno c'è stata una certa miglioria rispetto agli anni scorsi, che possono fruire tutti quanti. I parcheggi ci sono, bisogna metterli in condizione di funzionare. Lo sport, il calcio, Ciro Curci tra i tifosi storici dell'Ischia è il nuovo presidente della rinascita Ischia Isola Verde. È stata una scelta di cuore, ha dichiarato, dovevamo scendere in campo, non potevamo far morire il calcio ad Ischia. Sentiamo. Ciro, parte il progetto e tu vesti il ruolo di presidente della San Gennarese. Diciamo che è stata una scelta di cuore, perché come ho detto prima era giunta l'ora che noi dovevamo scendere in campo e di prenderci le nostre responsabilità, e l'abbiamo fatto perché proprio il cuore ha dettato ciò, il cuore ha detto che non era possibile che si facesse morire il calcio ad Ischia. E quindi nel corso degli anni abbiamo raggiunto una certa maturità e ad oggi, diciamo qualche mese fa, abbiamo pensato di responsabilizzarci anche sotto questo aspetto. Logicamente, come ho detto prima, noi siamo tifosi e resteremo tali, perché non è nostro compito essere dirigenti societari, perché noi, io e tutti gli amici veniamo da tutt'altra scuola, nel senso che la domenica noi siamo, e durante la settimana siamo abituati ad essere tifosi, e quindi quelli siamo, però ci stiamo mettendo l'anima, tanti sacrifici, tantissimo tempo, ci stiamo dando tutto quello che possiamo dare per far sì che questo progetto sia partito e adesso vada avanti. In effetti avete preso il titolo della San Gennarese, qualche problema, si pensava prima alla promozione, poi alla prima categoria, però va detto, tante persone avete ritrovato al vostro fianco. Questo sì, diciamo come ho detto poc'anzi, siamo tifosi e quindi abbiamo fatto qualche errore, come ne faremo in futuro, cercheremo di farne quanto meno possibili, però se vengono fatti in buona fede, questo sicuramente. Un progetto che punta a cosa per quest'anno? Ma diciamo che il nostro progetto punta, ecco, proprio alla rinascita. La rinascita è la prima cosa più importante, che si ritorni a parlare dell'Ischia Calcio. È quello che sta succedendo e quindi già è un grande obiettivo. Far ritornare l'entusiasmo intorno all'Ischia, e quello pian piano anche ci stiamo riuscendo, perché la gente, i tifosi, anche i semplici sportivi stanno capendo quello che noi stiamo facendo. Quindi il progetto è quello, ecco, di ripartire anche da una bassa categoria, di far tornare la gente allo stadio, e sperando che la squadra ci possa dare delle soddisfazioni anche da quest'anno. In giro per l'isola di Procida a diffondere musica per coinvolgere residenti e turisti nei punti più caratteristici. È l'attività di Arturo Machiavelli, eccentrico DJ producer, autore di questa singolare iniziativa, ripresa e trasmessa poi sui social. Lo scopo è quello di far scoprire quanto è bella Procida, ha detto l'artista ai nostri microfoni. Sentiamo. Siamo a Procida, Piazza dei Martiri, e sta succedendo qualcosa di strano. Passavamo di qua e abbiamo trovato questa persona. Ragazzi, chi sei e che ci stai facendo qua? Spiegacelo. Allora, io sono Arturo Machiavelli, signori, e questa è la mia musica. Io sono un DJ producer con Facebook Live. Mi sono inventato
questa pazzia, cioè io giro l'isola, scelgo dei posti belli, dei posti con dei bei panorama, dopodiché parto con questa musica e c'è tanta gente che insomma balla, mi segue, è una cosa fantastica, anche per far scoprire quanto è bella la mia isola. E allora adesso facci vedere come attacchi tutta questa roba, eh? Vabbè, sì. Allora, io porto un impianto che è alquanto semplice, tutto a batteria, quindi sì, con una cassa amplificata, un computer, con la mia musica, no? Dopodiché scelgo posti che possono essere, non so, qui Piazza dei Martiri, guardate un po'. Oggi abbiamo scelto gli anni 70, gli anni 80, ragazzi, veramente faremo ballare anche questi turisti. Spero non per l'intervistatore. Cristiano, è bello vederti. Dopodiché, niente, io sono un DJ producer, mi occupo di musica da sempre e poi la cosa che mi piace tanto ballare e divertirmi, questa è, insomma. Dove sarai? Dove presenterai il tuo prossimo disco? Allora, io sì, mi occupo, come dicevo, di musica, ne ho fatti oltre 50 e tra poco sarò ad Amsterdam a presentare un nuovo disco, un inedito fantastico con una cantante di Boston, una cantante jazz bravissima, il brano è pop, ci sono diversi remix e una produzione internazionale. Questo, Amsterdam, ora il 21 ottobre. Allora salutaci come saluti il popolo del web, dai, col fatto dell'orologio. Ma sì, allora io le mie dirette le annuncio sempre nello stesso modo, che è un modo che insomma un po' ha preso, tanto che alcuni vogliono fare la maglia, figuriamoci un po'. Puntuali come un orologio svizzero a cucù, io sono Arturo Machiavelli e questa è la mia musica. Wow. Presso la Biblioteca Antoniana di Ischia torna il 12 ottobre la seconda edizione del workshop di fumetto dell'Isola d'Ischia in collaborazione con l'Istituto Scolastico Alberghiero Telese e il patrocinio del Comune. Gli incontri si terranno ogni giovedì per tutto il mese di ottobre. Il primo, quello del 12 ottobre, avrà inizio alle 10 con ospite lo sceneggiatore e scrittore Massimo Rosi. Venerdì 13 ottobre al Castello Aragonese di Schiaponte si terrà alle 11.30 la conferenza stampa di chiusura della prima edizione del Press Tour delle aree marine protette della Campania, un mare di cultura, turismo subacqueo nelle aree marine protette della regione Campania. Ed ora come sempre spazio al meteo, vediamo che tempo farà sulla nostra regione. Previsioni per oggi. Al mattino, sulle coste, schiarite con transito di velature sparse. In montagna, parzialmente nuvoloso, con schiarite prevalenti. Nel pomeriggio, sulle coste, bel tempo, con cieli quasi sereni. In montagna, parzialmente nuvoloso, con schiarite prevalenti. Previsioni per domani. Al mattino, sulle coste, bel tempo, con cieli quasi sereni. In montagna, bel tempo, con cieli sereni. Nel pomeriggio, sulle coste, parzialmente nuvoloso, con schiarite prevalenti. In montagna, bel tempo, con cieli quasi sereni. Bene, chiudiamo questa edizione del nostro telegiornale, vi lascio in compagnia con i nostri programmi e noi ci rivediamo come sempre all'edizione delle 14. Arrivederci.